Ci sono tre modi per creare ricchezza partendo completamente da zero e oggi vediamo quali sono. Eccoci arrivati in un altro video. L'obiettivo di quest'oggi, di questo contenuto, sarà quello di chiarire le idee a tutte le persone che partono completamente da zero. Vogliono cambiare la loro vita, raggiungere i propri obiettivi e crearsi appunto questa ricchezza. E ho voluto anche realizzarlo semplicemente perché ormai 6 anni fa, quando avevo 16 anni, attualmente ne ho 22, ho cominciato anch'io ad appassionarmi al mondo imprenditoriale e di conseguenza nel momento in cui si viene esposti a nuove idee, nuovi contenuti, nuovi materiali, vi si presentano delle nuove opportunità ovviamente. Quindi è fondamentale acquisire delle competenze, delle skills e una consapevolezza che ci permetta di selezionare e scegliere qual è la strada migliore, ovviamente, che fa per noi. Ed è per questo che ho voluto realizzare questo video. Detto questo, non perdiamoci in troppe chiacchiere. Ci sono tre possibilità. La prima di queste è partire con un'attività imprenditoriale. Questa è la mia preferita, come ho già detto, da quando ho 16 anni che ho cominciato ad appassionarmi al mondo dell'imprenditoria. Oggi non entreremo nel dettaglio vedendo quali sono tutti i modelli di business che una persona che oggi parte da zero, online, offline, ha a disposizione, perché questo video, ripeto, durerebbe troppo. Potrei citare, per esempio, diventare dei consulenti, quindi scambiare le proprie competenze, le proprie skills, il proprio tempo per dall'altra parte denaro. Io ho utilizzato in passato questo modello di business, chiamiamolo così e banalizziamo, per ovviamente elevarmi, cominciare a ottenere i primi risultati. Dall'altra parte però in passato ho fatto delle esperienze, come ho già raccontato più volte, seppur negative da un lato a livello magari economico, a livello di risultati, perché ho provato a fare molteplici modelli di business per cercare ovviamente di trovare la mia strada. Questi fallimenti, mettiamolo così, mi hanno però insegnato una lezione, mi hanno reso sempre più consapevole. Questa consapevolezza poi mi ha permesso, ripeto, di muovermi ancora più velocemente, perché lasciavo stare tutti i modelli di business che non facevano per me o io non li reputavo sostenibili e mi concentravo invece su quello che mi stava funzionando attualmente. La seconda attività molto valida che mi viene in mente, che in realtà è una forma consulenziale a tutti gli effetti, è essere per esempio dei consulenti telefonici, detti anche venditori molto banalmente. Quindi anche qui senza nessun tipo di rischio imprenditoriale, in pratica lavorando per qualcun altro, vendendo servizi o prodotti di qualcun altro, si ha la possibilità di ricevere a tutti gli effetti delle commissioni, scambiando in questo caso una nostra competenza per dall'altra parte delle commissioni, quindi del denaro. Mi viene in mente per esempio la possibilità di diventare degli affiliati, quindi vendere, ripeto, sempre prodotti o servizi altrui, pensando solo a organizzare, per esempio, a promuovere quel prodotto o quel servizio, quindi organizzando la struttura a livello pubblicitario, mettiamola così, di promozione. Insomma, la lista potrebbe continuare all'infinito. Diciamo che seppur la lista continui all'infinito, nel momento in cui voi volete iniziare con un'attività imprenditoriale, scegliendo uno fra decine e decine di modelli di business potenzialmente profittevoli, voi dovete essere consapevoli di alcune cose. Innanzitutto che c'è un rischio annesso, quindi essere degli imprenditori, o meglio dei liberi professionisti per poi tramutarsi in imprenditori, è rischioso. Secondo, dovete essere disposti a mettervi in discussione costantemente, imparare costantemente, evolvervi costantemente come persone prima che i risultati poi si palesino nella vostra attività o nel vostro business. Perché io vedo persone costantemente là fuori che saltano da un modello di business a un altro credendo che l'erba del vicino sia sempre più verde, quando in realtà là fuori ci sono persone che hanno successo, ottengono risultati, creano appunto questa ricchezza vendendo letteralmente qualsiasi cosa. Ripeto, che siano cavetti come questo, che siano cappellini che vedo, che siano degli stabilizzatori, il prodotto o il modello di business non cambia nel momento in cui, ripeto, tenete in considerazione queste variabili che ci devono essere per essere dei veri imprenditori o dei veri liberi professionisti. Potete poi prendere questi pilastri e queste competenze, queste skills alla base fondamentali e riapplicarle in ogni settore, vendendo qualsiasi tipo di prodotto o servizio, facendo qualsiasi tipo di attività. Quindi questo è fondamentale da capire. Arriviamo alla possibilità numero 2, cioè fai carriera scalando le posizioni di un'azienda. Ecco, questa fra le tre possibilità è quella che mi piace di meno. Per contestualizzarla, significherebbe trovarsi un lavoro a tutti gli effetti, seppur magari ben pagato dopo magari un po' di anni, trovarsi un lavoro a tutti gli effetti in ufficio o in un ambiente particolare e cercare di scalare le posizioni da impiegato a caporeparto, per poi diventare manager, per poi magari diventare un amministratore delegato a tutti gli effetti. Seppur valida questa possibilità, ci sono alcune cose che bisogna anche qui tenere in considerazione. Innanzitutto, dal mio punto di vista, è molto lunga. Quindi ci sono ambienti dove avete mai visto una delle più grandi aziende magari a livello mondiale, prendiamo queste aziende come esempio, che sono condotte e portate avanti da un amministratore delegato che ha 22 anni, come ce li ho io? No, semplicemente perché in certi ambienti ci sono determinate regole e quindi ci sono un tot anni a livello di gavetta che
che voi dovete necessariamente fare, non importa quanto siete bravi. Non diventerete amministratori delegati di una multinazionale a poco più di 20 anni, perché ci sono dei tempi tecnici che bisogna rispettare. Sono quasi delle regole non scritte che però, ripeto, non vi permettono di scalare molto velocemente e saltare degli step. Quindi questa è la prima cosa. Secondo, dal mio punto di vista, è poco controllabile, perché ci sono delle dinamiche in determinati ambienti che non sono controllate da voi. Non dipende sempre da quanto, per esempio, siete bravi. Dipende, per esempio, in questa azienda, quanto siete bravi anche a leccare il culo alle persone. Scusate il francesismo. Quanto siete bravi a relazionarvi con le persone, a farvi amici o amiche determinate persone. Quindi, tenendo in considerazione tutte queste cose, non è una possibilità che io, per esempio, tengo in considerazione per me. Anche perché personalmente, questa è una cosa, ripeto, relativa, non riuscirei mai a stare, seppur magari con un ottimo stipendio, ben pagato, che orari seguire, cosa fare, eccetera, eccetera. Io non ce la potrei mai fare, quindi di conseguenza per me non è una possibilità valida. Terza e ultima opzione, diventare un investitore. Ecco, un investitore è colui che, grazie al suo capitale, che di solito è arrivato dalla prima possibilità, quindi da un'attività imprenditoriale, può acquisire o acquistare, appunto, dei veri e propri asset che dall'altra parte generano o un apprezzamento, quindi un capital gain, detto anche, o un cash flow, quindi un flusso di cassa costante. Quindi l'investitore prende dei soldi, li parcheggia da qualche parte e quest'asset che appunto ha acquistato gli paga un apprezzamento, quindi aumenta di valore, oppure gli dà dei dividendi o insomma un flusso di cassa costante. Ecco, questa terza possibilità, molti credono in maniera errata o giusta, dipende da che lato la si guarda, che sia una possibilità insomma rivolta a pochi, a un'elite in pratica. Chi ha risparmiato una vita, ha lavorato una vita e quindi ha la possibilità di acquisire uno o due immobili, investire in orologi, investire in barche costose, investire in borsa, eccetera, eccetera. Ed è per questo che io, grazie alla mia azienda, poi nel tempo ho creato una nuova definizione di investitore, quindi investitore 2.0, o meglio, per entrare più nel pratico, investitore immobiliare 2.0. Quindi questa è una quarta figura bonus all'interno di queste tre possibilità, a livello sempre macro, che è un ibrido fra la prima possibilità, quindi quella di aprire un'attività e partire con un'attività imprenditoriale, e la terza e ultima, che è essere degli investitori. Perché, per esempio, grazie al metodo Chiavi Immobiliare, che è, la mia azienda, di un'azienda e-learning a tutti gli effetti, si ha la possibilità di accedere al settore immobiliare, quindi guadagnare una vera e propria rendita da immobili a tutti gli effetti, che però non abbiamo acquistato. Quindi eliminando la complessità del accedere al debito, eliminando la complessità di investire centinaia di migliaia di euro, ma prendendo in affitto a lungo termine un immobile o gestendo quella proprietà ad investimento zero, questo, noi abbiamo la possibilità a tutti gli effetti di guadagnare una vera e propria percentuale, una vera e propria rendita da un immobile che non abbiamo acquistato. Quindi ripeto, questa quarta e ultima possibilità bonus è un ibrido fra la prima e la seconda. Dopodiché si potrebbe aprire un mondo riguardo a questa attività, ed è per questo che poi su questo canale trovate tantissimi contenuti riguardo che vi spiegano un attimo come partire completamente da zero. E questa è la strada che ha funzionato ovviamente per me. Io nel 2018, ormai ripeto quasi 5 anni fa, dopo aver fatto un anno e mezzo quasi di esperienza scambiando tempo per denaro, quindi acquisendo delle competenze skills, lavorando tra l'altro con le agenzie immobiliari perché mi piaceva già molto il settore, quindi creando siti web, gestendo le campagne pubblicitarie per le agenzie, ho messo da parte un po' di capitale per iniziare a prendere in affitto immobili a lungo termine e riaffittarli a breve termine tramite canali come Airbnb, Booking, generando ovviamente una plusvalenza, per poi spostarmi ulteriormente con la seconda possibilità di questa attività, quindi il property management, gestire proprietà altrui a tutti gli effetti in cambio di una percentuale. Quindi ero talmente bravo con il mio primo appartamento che ho cominciato a offrire questo servizio ad altri proprietari che non avevano voglia, tempo, competenze, skills, propensione al rischio per gestire correttamente la logistica, per esempio l'organizzazione delle lenzuola, il cambio delle pulizie, check-in e check-out, insomma tutte le cose che sono richieste nel momento in cui si vuole accogliere degli ospiti che viaggiano a breve termine su Airbnb e Booking. Detto questo, il consiglio più grande che vi posso dare è quello di, ogni volta che vi si presenta un'opportunità davanti, pensate in maniera critica. Togliendo le emozioni dall'equazione, fate una lista di pro e contro e cercate di capire se questa attività fa o non fa per voi. E non ricorrete costantemente l'ultimo e nuovo, più bello, luccicante modello di business che esce là fuori, pensando che, ripeto, l'erba del vicino sia sempre più verde. Non lo è. Scegliete una cosa, concentratevi su questa, fino a che non ottenete i risultati che volete.